Ciao a tutte! Allora, quest'oggi volevo fare una cosa che io non ho mai fatto e no, sinceramente non credevo che avrei mai fatto un video del genere. Allora, non sto sempre ad iniziare i miei video con perdonate la mia faccia, sono stremata, sono le 9:30, Lorenzo dorme, non è che mi posso mettere a truccare, poi fa ancora caldo, quindi non mi va di truccarmi, di sistemarmi, mi dispiace, quindi questa qui è la mia faccia e la dovrete sorbire, assolutamente. La dovrete vedere. Sto facendo questo video perché allora, io non ho mai avuto problemi con Lorenzo, nel senso che io sono stata molto fortunata con il sonno di Lorenzo, perché lui da gennaio, quindi aveva 3 mesi e mezzo, mi ha cominciato a dormire tutta quanta la notte, nonostante io lo allattavo ancora naturalmente, perché dicono che quando lo allatti artificialmente i bambini, essendo più pesanti, dormono di più. Io avendo allattato fino a 6 mesi, lui ha cominciato a dormire tutta quanta la notte dal terzo mese in poi. L'unica tragedia era quello di farlo addormentare, perché prima si addormentava solamente in braccio, quindi tra me e Morris, insomma, ogni volta era una battaglia: fallo addormentare tu, no, fallo addormentare tu, no, oggi tocca a me, no, oggi l'hai fatto tu, oggi ieri tu. E si addormentava esclusivamente in braccio, quindi ci volevano 10, 15, 20, 30 minuti in braccio a dondolarla, a passeggiare, a fare i solchi per il corridoio e cercando di farla addormentare. E poi sono riuscita a togliergli le braccia, nel senso che ho cominciato a farla addormentare sdraiandomi con lui. Infatti io tolsi la sbarra, una parte, un laterale della sbarra del lettino, in modo che unendoli io lo mettevo nel suo lettino, sempre nel suo spazio, e poi sdraiandomi vicino a lui, lui si addormentava, ma ci voleva un bel po', soprattutto quando Lorenzo cominciò ad alzarsi in piedi, quindi si arrampicava sul paracolpi, si aggrappava, giocava, prendeva le apette, faceva un macello, e finché non cadeva stremato. Però alla fine poi si addormentava tenendomi la mano, nel senso che mi teneva il braccio così e si addormentava piano piano, oppure gli dovevo dondolare il sederino, insomma, ogni volta comunque partivano sempre lì anche quei 15, 20, 30, 40, a volte anche un'ora. Quindi ero nella mia fortuna, ero disperata per questa prima piccola cosa. Cercando un po' su internet, ho trovato questo libro che, avendo messo la foto su Instagram, una ragazza mi ha avvertito che questo autore sicuramente porterà un po' di scandalo, non scandalo, un po' di a raccogliere un po' di pareri contrastanti, perché ci sono persone che sono molto contrarie e persone che invece gli hanno salvato la vita. Io sono una di queste, fortunatamente, e questo qui è il libro in questione. Si chiama Fate la nanna di Estiville, Edward Estiville. Mi sembra che sia spagnolo, non lo so. Comunque sia, ho letto un po' di recensioni prima di comprarlo e, come vi dicevo, moltissime hanno risolto con problemi, con bambini che avevano problemi proprio di dormire tutta la notte, che magari si svegliavano fino a 4-5 volte a notte, di bambini che non riuscivano ad addormentarsi da soli e che non riuscivano a sopportare il distacco dalla mamma o dal papà, e quindi si addormentavano in braccio di qua e di là, bla 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 bla. Perciò alla fine mi sono decisa a comprarlo, nonostante abbia letto moltissime critiche di mamme che lo consideravano un metodo molto cattivo, molto diseducativo e anche molto drammatico per il bambino. Io l'ho voluto provare per leggerlo e per sapere la mia, per scoprire la mia. E vi dirò la verità, questo qui è la parte del segnalibro e io praticamente questa parte l'ho tutta quanta saltata perché ho cominciato a leggerlo, però parlava di bambini molto piccoli, di varie cose, quindi saltavo perché vedevo che non era una parte di mio interesse, e quello lì che a me, diciamo, interessava si riduceva in 4 pagine. Il libro non costa molto, costa 9 euro, però il semplice metodo che vi insegna a risolvere per sempre l'insonnia del vostro bambino. Quindi io mi sono concentrata su queste prime pagine, e praticamente il libro, in poche parole, parla di come
rassicurare il bambino. Io non penso che sia una cosa traumatica, perché comunque sia ci sono, io già lo facevo. Si faceva la cena, si fa la cena, si fa il bagnetto, si gioca un po' e poi nanna. Questa scansione dei tempi, il bambino capisce che dopo il bagnetto si gioca un pochetto e dopo il giochetto si va a letto. Ho fatto pure le rime. Perciò questa associazione di eventi lo aiuta per far capire al bambino che si deve addormentare. E io ho provato anche a farlo piangere in passato, solamente che onestamente mi si spezzava il cuore. Solamente che una volta lo dico, ero veramente straziata perché era un giorno che io non dimenticherò mai. Ovviamente Lorenzo pianse su 24 ore, ne pianse 28 ed ero veramente estenuata, cioè ero veramente esausta. Morris lavorava tutto il giorno quel periodo. E quindi io lo misi a letto disperata, con me non si addormentava, voleva sempre giocare di qua di là, era iperattivo, secondo me si era preso un qualcosa che lo aveva fatto diventare un vulcano, non saprei. Comunque sia, l'ho lasciato piangere per un quarto d'ora, niente, non funzionava niente. Vabbè, arriviamo al dunque del libro. Leggendo la prima parte, cioè l'unica parte che mi interessava, diceva appunto che il bambino deve avere degli eventi che lo associano poi al sonno. E questo qui già lo facevo, però quando lui si mette a nanna ci deve avere principalmente un giocattolo tipo un peluche che lui sa che non lo abbandonerà mai perché il pupazzo non si muoverà mai da lì, il ciuccio se lo prende o se non lo prende, e poi lasciarlo lì, dirgli una frase tenera, quei 10-20 secondi che lo rassicurano. Quando noi ci allontaniamo, quando noi ci allontaneremo, il pianto è praticamente immediato. Io mi ricordo che quando ho preso Lorenzo e gli ho infilato le gambine dentro le sbarce, dentro il letto, lui già, manco aveva toccato il lettino, già piangeva. Perché per lui era una cosa nuova. Diceva: ma come? Prima ci buttavamo sul tuo letto, poi io rotolavo nel mio e giocavamo e io mi addormentavo. Quindi lui già questa cosa di passare, perché poi gli ho anche rimesso la sbarra, lo ha un po' traumatizzato. Quindi io erano le 9 e mi sono data una tempistica, io faccio tutto quello che mi dice il libro, però se per le 9:30 non si addormenta io vado lì, gli do il mio braccio, me lo taglio, glielo regalo, basta che si addormenta e che non mi fa soffrire. E devo dire che io ho sofferto tantissimo quella mezz'ora. E lui ha, cioè praticamente dopo aver fatto questa cosa dobbiamo aspettare un minuto, aspettare, ho messo la schedina, tabella dei tempi, oddio non si vede niente. Il primo giorno, praticamente la prima attesa è di 1 minuto, poi di 3 e poi le successive di 5. Con i successivi giorni la pausa dovrebbe allungarsi, i tempi di attesa, e noi durante dobbiamo misurare questo minuto. Dopo questo minuto, se ancora non si è calmato, andare lì, rassicurarlo senza che non lo dobbiamo toccare, quindi io gli avrei dato lì la mia mano anche. E rassicurarlo che comunque andava tutto bene, che io non lo abbandonavo, che gli voglio bene, che c'è qui il pupazzo che l'abbiamo nominato Dada, perché qui dice Dodo, però io l'ho chiamato Dada perché lui sempre da. Quindi Dada, ho un po' spizzato l'idea. E niente, piangeva, piangeva, io per terra dovevo voltargli le spalle e andarmene. Ho detto: Dio, non ce la farò mai. Successivo tempo era 3 minuti, 3 minuti interminabili. Dopo 3 minuti sono andata lì a mamma, c'era cioè, lacrimoni, mi ricordo, faceva si inghiozzava, ho detto: no, beh, non ce la faccio, non ci arrivo ai 30 minuti. Fatto sta che dopo 5 minuti, piano piano sentivo che lui stava diminuendo l'intensità del pianto. Tu vuoi vedere che funziona? Mi ero messa lì con il catalogo di IKEA e lo sfogliavo senza nemmeno guardare le immagini, però pensavo che più sfogliavo le pagine più il tempo passava velocemente. E però alla fine devo dire che alle 9:31 è crollato da solo. Io ero incredulo, nel senso andavo lì nel lettino, prima di tutto ho controllato se respirava, se non gli era preso tipo un'embolia, perché ho detto: ha pianto talmente tanto ed è pianto stremato. Però alla fine l'ho visto che era stato molto calmo e si è addormentato, quindi per me è stata una vittoria. Ho detto: vai, cioè lui sapeva che io alle 9:30 l'avrei preso e quindi si è arreso prima. E quindi la prima volta è andata. Però c'è da dire che la notte mi si è svegliato un paio di volte, nel senso che si metteva proprio seduto e piangeva leggermente, non è che piangeva dirotto. Quindi io, Estevilla, mi dispiace, però tra le sbarre gli ho dato la mia manina e lui si è addormentato così 2 volte. Me l'ha fatto anche la seconda notte. E poi stanotte, che siamo al quarto giorno, me l'ha fatta filata. Comunque sia, già sono andata oltre io. Il secondo giorno
Ho fatto la stessa cosa per il pomeriggio. Quando faceva il riposino il pomeriggio, io all'una e mezza, alle due, l'ho messo a dormire. Ha fatto un pianto di 6 minuti. Sono andata lì perché poi il secondo giorno è l'attesa di 3 minuti, quindi sono andata lì solamente una volta e si è addormentato. Fatto sta che siamo arrivati al quarto giorno. Ah, poi anche ieri, poi anche la sera stessa non ha pianto penso 20 secondi perché io l'ho messo dentro, ho cominciato a piangere perché io gli ho voltato le spalle. Me ne sono andata in cameretta sua, ho sistemato i pannetti al volo, quindi 20-30 minuto scarso. 20-30 secondi, un minuto scherzo, e praticamente ha smesso di piangere. Stava da solo così dentro la culletta, giocava con Dada, il pupazzetto, e poi si è addormentato. Io ho usato anche una piccola tecnica, nel senso che c'è un acquarino che fa la musica con i suoni della natura, e quello lì lo rilassa molto, quindi penso che anche quello lì abbia un po' contribuito. E quindi io ho ormai questo rito che gli metto la musichetta e lui si addormenta. Siamo arrivati a oggi, che non mi sembrava vero. Che avendolo in braccio gli ho mostrato il lettino e dicevo, ecco il lettino, adesso andiamo a fare la nanna, cioè Dada ha cominciato a piangere ancora che stava in braccio a me, però leggermente non ne faceva quei pianti isterici e appena l'ho messo dentro lui si è buttato sul cuscino e niente, è stato lì da solo un pochettino, non ha fatto un fiato, gioco il pupazzetto, adesso si è addormentato. Per me è tipo una grande vittoria, è come se io avessi vinto la maratona. Se fossi arrivata prima, ho tagliato il nastro col torace e sono arrivata, ho tipo vinto. Perché per me era un po' diventato straziante stare lì quella mezz'ora, 40 minuti a farla addormentare. Anche se è comunque piacevole passare del tempo con lui sempre e comunque. Però magari a quell'orario voglio anche io rilassarmi la sera, voglio pure un milione di cose da fare, video, leggere i messaggi, spazzare casa, pulire la cucina, 3.000 cose. Invece così ho veramente ridotto il mio tempo a zero, praticamente, non il mio tempo, il suo tempo, durante la nanna a zero, perché mi ci vogliono veramente 30 secondi a metterlo lì e si addormenta da solo. Ho voluto fare questa cosa, ho voluto comprare questo libro e farlo adesso, perché ho considerato che sia la miglior cosa, perché vedendo video di quei bambini che scavalcavano la culla mi spaventa, già spaventa, quindi ho voluto abituarlo ad addormentarsi da solo adesso, anziché dopo che magari urlando mamma sarebbe stato più traumatico, nel senso che quei 30 minuti non sarebbero mai esistiti, ma nemmeno il minuto di attesa, nel senso che già stavo lì schiaffata sul letto vicino a lui a tenergli la mano e a farla addormentare. Quindi io sono a favore di questo libro, so che magari adesso qualche commento recitivo su questo libro ci saranno, però io sono pronta a rispondere a qualsiasi domanda. Io non penso che non saprei dire, diciamo così, non saprei dire se questo libro può essere adatto a tutte le mamme e a tutti, soprattutto a tutti i bambini, perché molte mamme non sanno resistere a questo tempo interminabile, perché c'era una frase, un punto dove diceva che l'attesa massima è di 2 ore, nel senso che da quando lo mettiamo dentro il lettino in massimo 2 ore lui si addormenta, ecco io quelle 2 ore non le avrei mai attese. Ecco perché mi sono data un tempo massimo di mezz'ora. Quindi è anche la nostra determinazione a non farci prendere dal panico e andare a correre da lui. Però mi sono fatta forza e devo dire che questo libro mi ha aiutato in questo senso. Ho detto a Lorenzo non c'aveva problemi di, non cioè di insonnia notturna perché ha sempre dormito come un cucciolo. Però ho risolto questo problema. Ripeto, se qualche ragazza magari è contraria a questo metodo, io sono, cioè, contrabbadirò dicendo la mia, perché sono stata fortunata perché si è fatto solamente quella mezz'ora di pianto e poi è andata tutta quanta, tutto quanto liscio come l'olio. Quindi questa qui è la mia opinione con il mio bambino. Non dico che questa cosa può essere, non è che non dico, non so se questa cosa può essere adatta a tutti quanti i bambini, però se siete esauste perché dopo un po', per quanto uno li ama i bambini, tesoro mio, dormi. Quindi se siete esauste, io una lettura piccolina gliela farei, tanto alla fine sono 9 euro,
Ah, io glielo riporterei sto libro, perché nemmeno si apre sto libro, è nuovo, ho letto solamente queste 3 pagine e basta. 3 pagine carissime che mi sono costate 9 euro. Questo qui è un libro che è adatto anche per i bambini di 5 anni, quindi anche nell'età quasi prescolare. Può risolvere i problemi veramente da quando il bambino è piccolo piccolo fino all'età prescolare, perché si spera che poi 7 anni dormi tesoro mio da solo. Quindi niente, volevo dire la mia su questo libro, magari scusate se chi non ha figli o magari quasi sicuramente annoiato, però ci tenevo a dire la mia. Un bacio, al prossimo video.